Presidente, un impegno importante è quello per la cattedrale di Foggia da parte della Fondazione Banca del Monte. Sì, sabato inauguriamo il nuovo organo che è frutto di un lavoro che è cominciato circa 3 anni fa, quando era presidente l'avvocato Andretta ed io ero componente del consiglio d'amministrazione. Un lavoro che corona peraltro una serie di altri provvedimenti, di altre misure che ci hanno visto protagonisti in favore della nostra cattedrale. Ricordiamo il restauro della tela della moltiplicazione dei pani dei pesci del De Mura, della cornice. Molto importanti delle due statue del Colombo che sono sugli altari laterali, ma si tratta sicuramente questa dell'organo dell'intervento più importante realizzato quest'anno, direi negli ultimi anni, sia dal punto di vista finanziario che se vogliamo anche dal punto di vista simbolico. Noi ci auguriamo che l'organo serva non solo per la liturgia, ma possa essere usato anche per concerti, quindi per far crescere l'amore per la musica di qualità nella nostra città. E ringraziamo quanti ci hanno dato una mano in questo importante lavoro e la ditta che ha lavorato con molto scrupolo e molta dedizione, come spesso sanno fare le imprese artigiane italiane, infatti una ditta friulana che ha lavorato per questi lunghi 3 anni e ancora di recente si è adoperata per il lavoro di finitura, il lavoro di accordatura di questo importante strumento, il principe degli strumenti musicali.